composto da oltre 500 sostanze, frutto della combinazione fortunata di condizioni geografico-climatiche delle nostre terre e il vino, entrato a far parte ormai dello stile alimentare mediterraneo. Per conoscerlo un po' meglio e consigliarvene un corretto uso, vi accompagniamo oggi in un viaggio alla scoperta della sua produzione e delle sue proprietà. Da numerose ricerche arriva un dato univoco. Persone abituate ad un consumo regolare ma moderato di vino tendono a vivere di più e ad ammalarsi meno di alcune malattie croniche. I benefici sono stati associati alla presenza di antiossidanti e polifenoli presenti appunto nel vino, il più conosciuto dei quali è il resveratrolo, ma all'interno di questa categoria rientrano tanti altri antiossidanti e polifenoli. Sui polifenoli e gli antiossidanti sono state condotte innumerevoli ricerche, molte anche contrastanti. Tante altre sono ancora in corso. Non dimentichiamo però la tossicità dell'etanolo, i cui effetti dannosi sul nostro organismo non possono essere certo offuscati dalle affascinanti promesse di polifenoli ed antiossidanti. L'Istituto Nazionale di Ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione ha infatti affermato che, dal momento in cui il consumo di vino supera i livelli di moderazione, aumentano di pari passo i rischi associati all'assunzione di etanolo. Sembra che all'interno dell'alimentazione mediterranea un ruolo importantissimo lo rivestano sia i tempi che le quantità di assunzione. Infatti, nello stile alimentare mediterraneo, l'assunzione di un bicchiere di vino è sempre associata al pasto. Pare che il punto di maggior forza dell'azione degli antiossidanti sia proprio questo, perché in associazione al pasto il picco alcolemico è molto basso. Quando e quanto dovrebbe consumare vino? L'Istituto Nazionale di Ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione ci dà indicazioni in merito, individuando nell'adulto sano e normopeso l'unico soggetto in grado di trarre beneficio dall'assunzione di vino, raccomandando però che bisogna tener conto di una serie di variabili individuali. Sul quando non ci sono dubbi, durante i pasti principali la quantità consigliata è di un bicchiere per pasto, quindi due bicchieri al giorno. Ricordiamo, soprattutto se non siamo normopeso, che il vino ha anche un discreto apporto calorico. Un bicchiere di vino da 125 ml equivale a livello calorico ad un piatto di pasta di 60 grammi. Siamo ospiti del signor Pari de Leone nel suo variopinto stabilimento. Ci parla dell'Aglianico? Aglianico, un vitigno millenario, proveniente dalla Grecia. I greci approdano nello Ionio e, risalendo il Bradano, arrivano qui nell'area del Vulture, dove questo vitigno trova condizioni di straordinaria particolarità, il clima e il tipo di terreno. Abbiamo un terreno vulcanico adatto alla coltivazione della vite e abbiamo un clima con fortissime escursioni termiche che determinano un eccesso e una predominanza di aromi nell'uva. Uno dei processi più affascinanti e particolari che viene qui svolto è la raccolta notturna. Sì, noi produciamo un vino che si chiama Nocte, proviene da vendemmia notturna. Questo è un motivo tecnico-scientifico, quindi è legato soprattutto alle escursioni termiche. Noi abbiamo delle differenze di temperatura giorno-notte nel periodo della vendemmia che possono anche toccare i 15 gradi. Quindi abbiamo un dilatamento della buccia durante il giorno e un restringimento durante la notte. Questo micromovimento potrebbe creare delle rotture nella buccia. La pianta si deve difendere e quindi produce sostanze elastiche. Queste sostanze elastiche, per nostra fortuna, sono delle sostanze profumate. Quindi, raccogliendo l'uva di notte, ci portiamo in cantina un carico maggiore di aromi. Ci guida al processo produttivo di uno dei suoi famosi vini? La raccolta dell'Aglianico è una raccolta tardiva, quindi inizia dalla metà di ottobre per finire nella prima decade di novembre. Tutte le nostre uve vengono raccolte in cassetta.
per non avere un eccesso di carico e quindi uno schiacciamento degli acini. Far arrivare l'uva integra in cantina è fondamentale per la qualità. L'uva appena arrivata viene pigiata e diraspata. Dopodiché viene messa nei vasi vinari, questi vasi vinari in acciaio a temperatura controllata. E qui inizia il processo della fermentazione. La fermentazione ha una durata che è variabile in base al tenore zuccherino dell'uva. Dopo questo periodo di fermentazione, il vino può essere svinato. Quando lo zucchero è stato completamente consumato, è pronto per essere svinato. Dopo la svinatura il vino rimane in questi serbatoi dove ha una prima decantazione passiva, quindi vengono tolte le prime fecce. Il vino semipulito passa in barrique. In barrique ci rimane, quindi in barrique, in queste botti di legno, ci rimane per circa 8-10 mesi e quindi lì inizia il suo processo di maturazione ed il suo ammorbidimento. Dopo questo periodo il vino ritorna in acciaio e ci rimane ancora 2, 3, 4 anni a seconda della tipologia di vino che vogliamo ottenere. Dopodiché il vino viene imbottigliato e ci rimane ancora per 6 mesi in bottiglia perché ha bisogno di una stabilizzazione. Dopodiché il vino è pronto per essere immesso in commercio. C'è qualcosa di particolare legato anche all'utilizzo dei lieviti che non sono quelli convenzionali? Abbiamo sperimentato che l'utilizzo di lieviti autoctoni dà delle caratteristiche diverse al nostro aglianico. E quindi questa sperimentazione, iniziata da anni in collaborazione con l'Università di Basilicata, ci sta portando ad una nuova scoperta. Quindi questa aromaticità completamente diversa, perché se noi utilizziamo tutte le stesse uve, le stesse tecnologie, le barrique, quindi avremo una uniformità di caratteristiche. Invece l'utilizzo di lieviti autoctoni può essere veramente una svolta per dare una nuova visione dell'aglianico del Vulture. Io la ringrazio per questa nuova visione e per averci ospitati e da questa suggestiva grotta vi saluto alla prossima puntata della Nuova Alimentazione.